Ok, c'è uno qua. Che culo! Che grande bel culo! GTA 4. Fatemi mettere le cuffie. Ok, adesso mi sento anche me. Abbiamo praticamente dato una piccola svolta al gioco nella missione precedente. Una sorta di rottura dell'equilibrio dove abbiamo ucciso Vlad. E adesso torneremo a fare le missioni per Roman. Ok, ci eravamo praticamente lasciati qua, come detto, e quindi andiamo a Crime and Punishment. Where are you, Roman? Psst, Nico! Che cazzo ci fa lì? Get out of there, man! Freaking out, man! I'm being followed! I saw them! Don't be ridiculous, you're being paranoid! I'm be... Fuck you! Fuck you! Everything was fine, and then you show up, and now we're dead. Because Felsten is a psychopath. He's going to kill us. Because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You kill their guy, they kill you. Roman. Ma cazzo siamo nel Far West? Vabbè, era America anche quello, eh? Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Get out of there, you smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh, oh merda. Tutti i torti però Roman non li aveva, eh. The boss wants a little chat. Te l'ha piantato. Oh cazzo. Brutta faccia. Wake up. We had to gag him to stop the screaming. E comunque sta urlando ancora. Why not? You've been a bad boy, Mr. Falcon. And the boss is not happy. Oh no, shit my pants. Not yet. Who are you? Oh cazzo. My cousin, Rom. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm! Speak! Okay, okay. You did like sit up the ass. What do you want me to say, huh? Ow! Ah! Ow! Very funny. Do you think you're so smart? No! I tied up in the basement a long way from home. But some ape threatens me with a hacksaw. No, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Oh merda. Good lord. What are you doing? Nothing. Doing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Belli, you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Proprio sfacciato, eh? Oh, cazzo. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Porco moi. Now listen, Nico Belli. You are very lucky. Faustin. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. You owe me. I got some dickheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you've got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Shut up! Shut up! Roman, shut up! Shut up, Roman! Shut up! Roman, shut up! Allo picchiano. Oh, merda! Stop shooting people, you maniac! Merda. Whatever. You better get those screens soon. Or I will personally pull your cousin. Sto leggendo, eh. One by one and watch his guts. Ok, guarirà, per carità. Listen, we'll take care of your cousin, but you better get the police car and then you call me. Roman. Roman. Go, go, go. I'll take care of him. Fuck. Andiamo, dai.
Che stronzo sto Mikhail, ragazzi. Cerca una volante della polizia. Ok. Dovrebbe arrivare adesso, tipo. 5 years later. Eccola. Tipo, adesso arrivano, scendono e noi gliela fottiamo. Se non mi ricordo male. Sì, però Nico, devi camminare un pochino più veloce, fra. Dai, dai, prima che torni, prima che torni. Buono. Ah, era Dmitry Raskolov quello. The van is driving around South Broker. Pull it over, take it to our lockup on Duke's Drive. Be more specific. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin, not me. Keep pulling vans over until you find the TV. Goodbye. Cerca il furgone e fai la cosa prima che giungano a destinazione. Oh cazzo. Una è qui. Can you please move? What is this shit? My car. Ok. Scusate se sono stato zitto, ma ho cercato di capire cosa dovevo fare. O meglio, di ricordarmi di capire cosa dovevo fare. Get out of there, you're fucking dead. What you got back there? TVs? Show me. Hey, you got bad information, brother. Proprio da poliziotto, proprio educato come un poliziotto. Quando mai educato un poliziotto, ma quelli sono dettagli. Allora, questa non va. Fatemi vedere di qua. Ok, c'è uno qua. Che culo! Che grande bel culo! Ehi. Ok, secondo è andato. C'ha delle scatole dietro, eh? Mi sa che è quello giusto. You got any flat screens? This is a big screw up. Motherfucker! Io ce l'ho più potente. Fra, ce l'ho più potente io. Anche se mi ha elevato parecchia vita, eh. Siamo a posto. Minchia, schermi piatti, ma sono enormi. Se TV. Cioè, nel senso, perché non mi sono profonde. Quando ho comprato la TV tipo 3 mesi fa non me la ricordavo così. Vabbè, era il 2008. Era anche una battuta piuttosto squallida. Ah, X e freno a mano, perfetto. Sì, vabbè, la 2 scatti. Qua a sinistra. Ma tua madre budella. Tua madre super mega budella. Dai. E siamo arrivati al garage con le televisioni. Che passa adesso? Niente. Nuovo contatto Faustin. Perfetto, ragazzi. La missione è completata. La prossima dovrebbe essere proprio con Faustin. Vado a controllare, ma credo proprio di sì. Esatto. I've left the van where you say. How's Roman? It's okay. A little scarred, but okay. You did good. Mikhail needs someone like you. Stop by and see him sometime. Ok, quindi la prossima sarà di nuovo con Faustin. E noi però prenderemo questa macchina molto molto sobria. Dammi la car, dammi la car. Adesso non c'è missioni, quindi sti cazzi.
Dai, sto aspettando la chiamata, sti cazzi, dai, la chiamata. Eccola. Oh, raga, sempre precisa. Are you all right? Earth just shot in his stomach and then stitched up in the doctor's office that was dirtier than the basement we were nearly tortured in. I'm great. You sound calm, actually. That Dimitri guy gave me some painkillers. I'm kind of out of it. If you're near a shop, can you pick up some adult diapers for me? Ah, che pannoloni per adulti. Comunque, di nuovo per Faustin. E allora andremo là. Dopodiché, come detto, chiuderemo la missione, che non era per niente per niente difficile. Ma comunque le cose difficili poi arriveranno, ragazzi. Arriveranno. E quando arriveranno saranno cazzi, perché noi, a noi ci mancheranno queste. Michelle. No, ora non posso, mi dispiace. Lo so, Michelle si arrabbierà, però tanto poi c'è già chissà come va a finire, quindi andarci o non andarci cambia veramente poco. Allora, no! Scansalo! Ti ho detto scansalo. Perché sei così coglione? Vabbè, riproviamoci. Faustin. Faustin, dove sei? Dov'è casa tua? Sì, vabbè. Il freno con la texture è tanta roba. Questa macchina qua sta veramente esalando i suoi ultimi respiri, nonostante sia anche una bella macchinina e sia ovviamente inguidabile come tutte le altre. Ah! Eccoci a casa di Faustin, ragazzi, e da qui proprio io vi saluterò. La vista col mare. E qua la nostra broker. Grazie ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, che è molto importante. E ci vediamo alla prossima. Grazie ragazzi, alla prossima.